musicale sulle note delle canzoni di Rino Gaetano è stato vissuto sabato 30 aprile dai detenuti del carcere Teramano di Castrogno, ai quali la band locale, Sotto i cieli di Rino, ha offerto un concerto con musiche e testi del cantautore italiano, esibendosi nella sala teatro dell'istituto penitenziario. Concerto nato da una iniziativa della band teramana, da sempre vicina alle categorie sociali più deboli, promossa per far sentire ai detenuti la vicinanza della comunità, così come spiegato dal leader Dante Sbraccia. Questa iniziativa è nata appunto da noi perché volevamo regalare dei momenti di spensieratezza e far rivivere le canzoni di Rino Gaetano un po' a tutti, perché lui ha lasciato una traccia del suo passaggio. E la scelta di portare in carcere le canzoni di Rino Gaetano non è stata casuale. Rino ha descritto la società del suo tempo in modo quasi pirandelliano, è stato uno dei pochi ad avere il coraggio di parlare e dire cose anche pericolose per il suo tempo. Rino Gaetano invece era uno che aveva coraggio, e forse per questo che è scomparso presto, perché poi ha avuto crisi esistenziali. Si è lasciato un po' andare, quindi noi sappiamo cosa vuol dire avere problemi esistenziali, molti non lo sanno, quindi facciamo un applauso a Rino Gaetano. Eventi che il direttore del carcere Teramano accoglie sempre senza indugi. Il detenuto viene messo in una condizione di trascorrere una parte della sua giornata in serenità, in completa evasione. Magari rievocando come questo gruppo sa fare, che è Sotto Cieli di Rino, che è un gruppo teramano che ha proposto gratuitamente di prestare la propria attenzione al carcere con canzoni che rievocano questo grande cantautore. E quindi i detenuti non possono che rimanere entusiasti dell'iniziativa trattamentale che noi abbiamo offerto loro. E mi auguro che di questo tipo di iniziative ce ne siano tante, come del resto noi cerchiamo sempre di racimolarne, specie quando poi si tratta della gratuità, perché quei tempi che corrono, quando c'è qualcosa di gratuito ovviamente il carcere non se lo lascia sfuggire. Oltre alla parentesi musicale, alcuni detenuti del carcere di Castrogno partecipano a molte altre attività, così come ricorda il direttore della casa circondariale. E sono già da diversi anni che stiamo procedendo verso una tendenziale progressiva rivalutazione dei modelli di esecuzione penale all'interno delle sezioni detentive. Il fatto stesso che l'istituto di Teramo è un istituto con pluralità di circuiti, con una spazialità comunque limitata e la struttura che è quasi obsoleta rispetto alle attuali esigenze europee che vogliono che si favorisca un'ampia disponibilità di spazi all'interno che servano ad offrire loro più vivibilità e più amenità nell'ambito dell'esecuzione stessa della pena, è chiaro che gli sforzi che noi facciamo sono enormi. Facciamo di tutto per cercare di cambiare questo stato di cose, ma in linea con i principi costituzionali e ordinamentali adesso abbiamo in cantiere la possibilità di cominciare a rivisitare i vari circuiti e con le opportune limitazioni per ragioni di sicurezza e di disciplina anche all'interno valuteremo le probabilità di modalità di custodia aperta e chiusa. Queste sono le nuove terminologie in uso al Dipartimento e noi cercheremo di rimanerne in linea. Questo per quanto riguarda queste modalità di attuazione. Per quanto riguarda la salute siamo in linea perfettamente con quelle che sono le direttive dell'Osservatorio in materia di sanità penitenziaria. Quindi tutto quello che facciamo, disponendo anche di un'area sanitaria eccellente, non è altro che a tutela della integrità psicofisica del detenuto. Non solo di chi è anche sano di mente, ma a maggior ragione di chi ha anche una instabilità emotiva e psichica. Invece per quanto riguarda
le attività ricreative o sportive, ecco il teatro per esempio, cercheremo in cantiere, magari metteremo come potenziamento questa attività particolare sulla quale il Ministero sta molto puntando il dito, perché il teatro è sinonimo di cultura e di piacere, quindi valorizzare questo tipo di attività nell'ambito dei circuiti penitenziari è cosa gradita. Invece per quanto riguarda gli aspetti propositivi in termini ricreativi per i detenuti, abbiamo l'amatori rugby che ci consente di poter avviare a un trattamento esterno i detenuti meritevoli. Ne abbiamo già uno che abbiamo già predisposto progressivamente verso le aperture all'esterno, che già si cimenta positivamente con questa particolare attività agonistica. Per il resto diciamo che bisognerebbe dare uno sguardo al progetto di istituto, perché lì sono insite tutte le attività non solo programmate, già previste, realizzabili durante il corso di questo anno, ma anche quelle che poi occasionalmente o all'improvviso si dovessero prospettare, anche benché anche non previste dello stesso progetto. Noi ne prendiamo sempre atto e le rivalutiamo sempre per l'incremento, diciamo, dell'attività in genere per i detenuti. La struttura consta di 4 sezioni maschili, una femminile e uno di semiliberi. La caratteristica dell'Istituto Terramano è data dalla pluralità dei circuiti penitenziari, che fa sì che all'interno dei vari reparti, che è una struttura che si divide in 4 piani, ospita detenuti che appartengono a fasce di pericolosità differenti, oltre che di circuiti per posizioni giuridiche. Quindi abbiamo sia gli imputati che i definitivi, abbiamo soggetti pericolosi e soggetti comuni, comuni pericolosi e pericolosi di alta sicurezza. In pratica, al di là di queste differenziazioni, diciamo, sottili, comunque in linea di massima si può dire che la complessità deriva dal fatto che abbiamo circuiti come l'alta sicurezza, il circuito femminile, i psichiatrici che denotano una particolare cura e attenzione non solo dell'area trattamentale ma anche di tutte le altre aree dell'istituto. E poi ancora il fatto stesso di gestire poi i bambini, che è la nota peculiare teramana, e noi abbiamo questa struttura recentemente inaugurata che abbiamo chiamato sezione a trattamento avanzato femminile, con la specifica che è quella della cura della genitorialità, che serve a tutelare il bambino nel rapporto con i suoi genitori al fine del recupero di questo importante ruolo.